Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà, così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione. Per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 2, capitoli 15, 16, 21 e 25 aprile 1899. Questa mattina, stando nel mio solito stato, in un momento mi sono trovata in me stessa, però senza potermi muovere. Quando ho inteso che qualcuno entrava nella mia stanzetta e dopo ha chiuso di nuovo la porta ed ho sentito che si avvicinava al mio letto. Nella mia mente pensavo che qualcuno fosse entrato furtivamente, senza che nessuno della famiglia lo avesse visto, e forse fosse penetrato fin dentro la mia stanza. Chissà che cosa mi potrà fare. Era tanto il timore che mi sono sentita gelare il sangue nelle vene e tremavo tutta. Oddio, che fare? Dicevo tra me. La famiglia non l'ha vista. Non l'ha visto. Io mi sento tutta intorpidita, non posso difendermi, né posso chiamare aiuto. Gesù, Maria, mamma mia, aiutatemi, San Giuseppe, difendetemi da questo pericolo. Quando ho inteso che saliva sopra il letto e si era annicchiato vicino a me, è stato tanto il timore che ho aperto gli occhi e gli ho detto: «Dimmi, chi sei tu?» Costui ha risposto:
Io sono il povero dei poveri, non ho dove stare. Sono venuto da te, se mi vuoi tenere con te nella tua stanzetta. Vedi, sono tanto povero che non ho neppure le vesti, ma tu ci penserai a tutto. Io lo guardai bene, era un ragazzo di 5 o 6 anni, senza vesti, senza scarpe, sommamente bello e grazioso. Subito gli risposi: per me volentieri ti avrei tenuto, ma che dirà il mio papà? Non è che sono persona libera che posso fare quello che voglio, ho i miei genitori che lo impediscono. A vestirti sì, lo posso fare con le mie povere fatiche. Farò qualunque sacrificio, ma a tenerti è impossibile. E poi non tieni padre, non tieni madre che non hai dove stare. Ma il ragazzo amaramente rispose: non ho nessuno. De, non farmi più girare, fammi stare con te. Io stessa non sapevo che fare, come tenerlo. Un pensiero mi balerò. Chissà che non è Gesù, oppure sarà qualche demonio per disturbarmi. Così di nuovo gli dissi: ma dimmi la verità almeno, chi sei tu? E lui ripeté: io sono il povero dei poveri. Io replicai: hai imparato a farti la croce? Sì, rispose. Ebbene, fattela, voglio vedere come la fai. Ed egli si segnò con la croce. Io soggiunsi: l'Ave Maria la sai dire? Sì, ma se vuoi che la dica, diciamola insieme. Io incominciai l'Ave Maria e lui la diceva insieme. Quando una luce purissima è spiccata dalla sua fronte, adorabile, ed ho conosciuto che il povero dei poveri era Gesù. In un momento, con quella luce che Gesù mi mandava, mi ha fatto di nuovo perdere i sensi e mi ha tirato fuori di me stessa. Io mi vedevo tutta confusa innanzi a Gesù, specialmente per le tante ripuzze, e subito gli ho detto: carino mio, perdonami, se ti avessi conosciuto non ti avrei vietato l'ingresso. E poi perché non mi hai detto che eri proprio tu? Ho tante cose da dirti. Te l'avrei detto, non avrei perduto tempo in tante inutilità e timori. E poi, a tener te non ho bisogno dei miei, posso tenerti liberamente perché tu non ti fai vedere da nessuno. Ma mentre io dicevo, Gesù è scomparso e così è finito, lasciandomi una pena per non avergli detto nulla di ciò che volevo dirgli. Oggi ho fatto la meditazione sul danno che può avvenire alle anime nostre dalle lodi che ci danno le creature. Mentre facevo applicazione a me stessa per vedere se ci fosse in me il compiacimento delle lodi umane, Gesù si è avvicinato a me e mi ha detto: quando il cuore è pieno del conoscimento di se stesso, le lodi degli uomini sono come quelle onde del mare, che si innalzano e rumoreggiano, ma mai escono dal loro lido. Così le lodi umane strepitano, rumoreggiano, si avvicinano fino al cuore, ma trovandolo pieno e ben circondato da forti mura del conoscimento di se stesso. Quindi, non avendo da dove prendere posto, se ne ritornano indietro, senza fare nessun danno all'anima propria. Perciò a questo devi stare attenta, che delle lodi e dei disprezzi delle creature non ne devi fare nessun conto. Sono due ben distinti argomenti quelli che Gesù affronta e più che altro rivela, mostra in questi due distinti capitoli. Nel primo fa una grande lezione quasi muta, dice una frase che lascia molto, ecco, da meditare, qualche parola. Mentre nella seconda ci consentirà di riprendere un capitolo molto importante nella conoscenza di noi stessi e nel cammino della Divina Volontà, che è appunto la nostra reazione a come ci trattano le altre persone, sia nel bene che nel male. Allora, riprendiamo la frase di Gesù. Io sono il povero dei poveri. Non ho dove stare, sono venuto da te se mi vuoi tenere con te nella tua stanzetta. Sono tanto povero che non ho neppure le vesti, ma tu ci penserai a tutto. Un ragazzo di 5-6 anni, senza vesti, senza scarpe, sommamente bello e grazioso. Con questo, da immagine drammatica,
Torna un tema tipico del regno della divina volontà. Un tema tipico che, a mio avviso, è uno dei più santamente sconvolgenti, perché, sempre a mio modestissimo avviso, manda sottosopra alcune nostre idee, alcune nostre immagini che abbiamo, sia di Gesù che della divinità. E al tempo stesso ci provoca in modo forte. Il povero dei poveri è Gesù, tra l'altro, anche nella vita terrena, no? C'è questo nuovo aspetto che qui compare della povertà. È stato poverissimo. E si è messo in condizione, diciamo così, di voler aver bisogno di tutti, pur non avendo bisogno di nulla in quanto Dio. E quindi cosa avrebbe bisogno Gesù? Cosa sono le vesti che non ha? Cosa vesti che non ha sono il nostro amore, sono i nostri baci d'amore, sono i nostri affetti. Gesù è E si mostra come un mendicante di amore. E attenzione, la cosa brutta che dice è che non ho dove stare. E che significa? Significa che la stragrande maggioranza, ma diciamo un eufemismo, perché lui dice non ho dove stare, degli uomini, forse anche tra quelli devoti, non gli danno quello che lui cerca, cioè non gli danno amore. Questo. Sono tanto povero che non ho pure le vesti, ma tu ci penserai a tutto. E anche il suo andare via all'improvviso, no? Senza, quindi finita tutto quanto, quando Gesù ha conosciuto che era, quando lui si è scusato, ha conosciuto che era lui. Ed è stata per un attimo rapita, no? Non ha fatto in tempo, insomma, a chiedergli scusa, a dire ma perché non ti sei fatto capire subito? Che Gesù se n'è andato, lasciando appunto Luisa nel languore e nel desiderio ardentissimo di poterlo presto rivedere. Quindi si cominciano a vedere in questi primi volumi, questi sono giochi di amore che Gesù fa, non c'è altra spiegazione, insomma, no? Quindi si fa desiderare, si manifesta a volte in queste forme particolari, no? Quindi velate, e una volta riconosciuto si allontana. Noi dobbiamo sempre ricordare che il soggetto di queste operazioni, ovviamente a meno che qualcuno non creda che Luisa Piccarreta sia un'anima instabile, insomma, che si è inventata tutte quante queste storie qui, padronissima, insomma, di farlo, ma se non crede questo, il soggetto di questa modalità di agire è Gesù. Quindi immaginiamo quanti nostri schemi mentali può far saltare una tale descrizione, no? Il più povero dei poveri. Chi è capace di dire a Gesù, con tutto quello che questo significa, però vieni da me. Chi è capace di donare a Gesù tutto l'amore che lui cerca, chi lo desidera come la cosa più preziosa, chi è capace soprattutto di dare a Gesù, di ricoprirlo non soltanto con i vesti dei baci dell'amore, ma di ricoprirlo anche con ciò che le vesti hanno sempre significato nella teologia spirituale ascetica, no? Che sono le virtù. Chi è capace?
Adesso, a prescindere dal fatto che ci sia uno capace o no, ma chi lo desidera veramente questo? Chi cerca di vivere sotto l'ombra del suo sguardo, dove noi di fatto stiamo? Non è possibile che Dio ci perda di vista, capito? Non è proprio possibile. Tutto quello che noi facciamo, tutto quello che noi pensiamo, tutto quello che noi diciamo, Dio lo vede, non solo lo vede, ma in un certo senso. Verrebbe da dire lo vive, anche se è un'espressione che andrebbe spiegata, insomma, è presa nel giusto senso, no? La stragrande maggioranza degli uomini è completamente avulso, lontano da tutto questo, no? Però la vita nella divina volontà è questo. Quindi è questa. Desiderio incessante, invocazione, quindi poi accoglienza di Gesù, delle sue grazie, del suo amore e ricambio soprattutto. Ricordiamo sempre che nella Divina Volontà si riconosce, si accoglie l'amore di Dio, si ricambia personalmente, ecco, nei modi che ciascuno di noi nel segreto vive con l'Altissimo e poi si ripara, cioè perché glielo si dà anche a nome di tutti. Coloro che glielo rifiutano. La vita nella divina volontà è questo, fondamentalmente. Gesù non deve sentirsi più povero e non deve sentirsi più solo. Pensiamo anche bene alla portata, in un certo senso è sconvolgente, ma questo vale anche per la Madonna, cioè dice, Gesù mio, ma scusa, ma tu sei il figlio di Dio, tu sei la seconda persona della Santissima Trinità, sei immerso in maniera ineffabile, come dire, ininterrotta, continua, nel fuoco divino, nella felicità infinita che Dio è. Ma come puoi sentirti il povero dei poveri e venire a mendicare il bisogno di un essere, dell'amore di un essere umano? Questa è una domanda che sorge e che gliela possiamo porre purché la si ponga nel giusto modo, quindi non come una domanda che tende a dire ma queste sono tutte sciocchezze perché non è possibile che Gesù desideri l'amore di un uomo o di una donna, lui che è la seconda persona della Santissima Trinità. No, è una domanda stupita, no? Perché Dio ci stupisce sempre. Allora attenzione che dentro il regno della Divina Volontà, io questo lo sto vedendo, tanti nostri schemi mentali, e ne abbiamo tanti, anche su Dio, forse ancora di più su Dio, saltano oppure devono saltare, perché altrimenti tu non vai dietro a Gesù, tu vai dietro a un idolo. Idolo è eidolon, in greco significa simulacro, significa immagine, no? Quindi è come se tu ci avessi una realtà, parlava il buon Platone, e l'ombra di quella realtà, che però non è la realtà, è un'ombra, o addirittura un simulacro, no? Mentre l'ombra gli assomiglia un po' all'originale, no? Perché l'ombra quantomeno la fisionomia la riproduce, il contorno, no? Invece il simulacro no, perché il simulacro, tipo per esempio il vitello d'oro degli Israeliti, non è un riflesso di ciò che è, ma una costruzione dell'umana volontà. E noi quante costruzioni? Oggi, se c'è oggi una cosa che dilaga, è il costruire. Dio ha propria immagine e somiglianza. Quindi non riconoscere se stessi che sia immagine e somiglianza di Dio. No, 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 ma me lo faccio io, un Dio come mi pare. D'accordo? Questa è una cosa continua. Un Dio che è un bonaccione, che dice sempre di sì a tutti, un Dio che conosce solo il secondo comandamento e si è dimenticato il primo. D'accordo? Un Dio che parla soltanto di amore, di retorica, tutto, tanto, tanto. Tutti quanti, no? Un Dio che non conosce più cosa sia il peccato, quindi non lo dice più. Un
È tutto lecito. Se per sbaglio dovessi pensare a qualcosa per peccato, non ti preoccupare, che prima ancora che ti confessi te l'ho già perdonato. E in questo modo, cioè, che diventa veramente una macchietta, una caricatura, ma molta gente è convintissima che Dio sia così. E queste sono le idee più grossolane, poi sono quelle più raffinate, no? Proprie dei novelli farisei, che siccome i farisei si scandalizzavano che Maria di Magdala stava a piangere ai piedi di Gesù, così c'è qualche novello fariseo che si può scandalizzare con vedere tale intimità d'amore tra Dio ed un'anima, no? E questa intimità, tra l'altro. Quindi, tanto per dire una cosa, insomma, Luisa dice, un ragazzo di 5-6 anni, senza vesti, come stava Gesù, pur essendo un bambino di 5-6 anni, no? Senza scarpe, cioè. Proviamo a rappresentarci questa immagine, no? Proviamo a guardarla. Proviamo a vedere Luisa nel letto e questo ragazzo che gli si mette nel letto vicino a lei, perché così ha detto, pensava che qualcuno fosse entrato, dice, mi era tanto, sono sentito che mi si avvicinava nel mio letto, e a un certo punto dice, si è rannicchiato vicino a me. Guardiamola questa scena. E pensiamo. E chiediamo al Signore, ecco, che ci faccia saltare un pochino di schemi nostri su di lui, perché la umana volontà su questo è veramente impressionante. Altro è ciò che è, perdonatemi l'espressione, questo non vale purtroppo vale non soltanto per Dio, ma anche per tante altre situazioni. Altro è ciò che noi pensiamo che sia, ci rappresentiamo che sia. E questo vale specialmente per le personalità che sono, per tanti problemi che si portano dietro, dei veri e propri distorsori della realtà. Distorsori. Un po' come i distorsori delle chitarre elettriche, no? Che tu c'è il suono della chitarra, che il suono pulito è una cosa, il suono distorto è un'altra cosa. Vi assicuro, insomma, che abbiamo un'ampia rappresentanza di questa problematica. Ecco, poi c'è stato un altro problema, quindi noi dobbiamo sempre considerare com'è il nostro rapporto con Gesù, se siamo aperti, diciamo così, alla novità della rivelazione di ciò che Lui è veramente e ciò che Lui vuole da noi profondamente e non quello che io mi sono pensato che Lui sia o che quello che io mi sono pensato che Lui voglia. Ecco. Poi c'è l'altro capitolo del nostro rapporto con il prossimo. E perché Gesù qui gli dice delle lodi e delle disprezzi alle creature, non ne devi fare nessun conto, ma zero, sappiamo che significa zero, zero assoluto. E di che cosa dobbiamo fare conto? Di quello che pensa di noi Gesù. Gesù pensa di noi sicuramente una cosa, che noi siamo il nulla più il peccato, ma rivestiti di lui possiamo essere santi e dare molta gloria, molti frutti. Per lui, questo è glorificato il Padre mio, che portiate molti frutti e diventiate miei discepoli. Anche questa è una cosa profondissima. Io conosco persone, conosco il mondo, è pullula di persone. Basta mezza parola per fargli saltare completamente il sistema nervoso, per mandarli in crisi. A volte non soltanto una parola, ecco, di disprezzo reale, no? Sai com'è? Un po' disprezzato, va bene, allora no, una parola ambigua, d'accordo? Neutra, d'accordo? Che potrebbe essere interpretata in bene o in male. Fine del mondo. Oppure, ecco, mezzo complimento ricevuto, settimo cielo, c'è gente che campa alla ricerca, ecco, abbiamo il novello mendicante, ecco, non come Gesù, ecco, ma abbiamo i mendicanti dei riconoscimenti e degli amori umani che stanno come dei pezzenti, proprio degli straccioni, a chiedere l'elemosina, ecco, di un briciolo di considerazione,
di un briciolo di bella parola, a volte di un briciolo di affetto, cosa fanno gli esseri umani? Cosa fanno le ragazzine che a 14 anni perdono la virginità, anche prima, purtroppo? Perché cosa, molte volte? Fermo restando certamente la gravità morale del fatto, no? Perché cosa? Perché stanno cercando da una creatura un briciolo d'affetto, magari già hanno una situazione familiare delicata, complicata, e pur di accaparrarselo, quindi pur di avere una carezza, sono disposti a barattarla con la virginità. Perché se non gli do quello che vuole, poi mi lascia e io rimango da sola senza nessuno che mi vuole bene. Ecco. Questo diciamo che il processo, allora noi dobbiamo fare molta attenzione, non è che uno vuole fare lo psicologista o altre cose, no? Però noi dobbiamo fare seria attenzione, seria, ad entrare dentro, perché se no campiamo nel mondo delle illusioni perpetue. E se ci scopriamo malati, noi dobbiamo andare dal medico, ecco. Quindi dal medico delle anime, che è Gesù, sinceramente. Sperando che Dio non voglia, insomma, che ci serva pure altre forme di medici, perché oggi veramente l'umanità sta proprio mal ridotta. Allora, la vita nella divina volontà, ecco perché io più i giorni passano, più mi innamoro anche di questi primi volumi, no? Dove Gesù non fa discorsi espliciti, non parla dei giri, non parla della vita nella divina volontà, non parla della fusione, non parla ancora in maniera così chiara, no? Però prepara quest'anima, cioè delle lodi e disprezzi delle creature, non ne devi fare nessun conto. Ma per tanti motivi, primo perché non te ne deve importare niente, d'accordo? Niente. Noi cerchiamo, ricordate Gesù nel Vangelo cosa dice ai farisei, voi prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo. Le famose frasi le avrò ripetute, chi magari mi conosce un po' dice, ma basta Don Leonardo che dici sempre le stesse cose. Ecco, però la famosa frase di San Francesco, riportata dall'imitazione di Cristo, che se tutti pensano bene di te e dicono bene di te, tu sei cattivo, agli occhi di Dio cattivo rimani, e viceversa, se tutti pensano male di te, tu sei buono, buono rimani, perché tanto ciascuno vale agli occhi di Dio e tanto gli è niente di più. D'accordo? E ha voglia fatta tutti quanti gli applausi, ma se tu muori stato di peccato mortale, sei stato cattivo agli occhi di Dio, non è che per tutti gli applausi che hai ricevuto cambiano le cose e te ne vai in paradiso, sembra l'inferno te ne vai, e viceversa. Allora, che cos'è la divina volontà? Ecco, voluntas te, sanctificatio vestra, è che noi in tutto quello che facciamo, ma in tutto quello che pensiamo, in tutto come ci muoviamo, cerchiamo di piacere a Gesù e a Maria, e solo a loro, considerando, come dire, gli atteggiamenti che hanno le altre persone ormai è completamente indifferente. È diverso quando noi, esercitando la carità, a volte anche eroica, come dire, soffriamo. Questo è per le sofferenze di un fratello. Questo dice San Paolo: rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto, no? Quindi partecipare alle sofferenze altrui. Però è il processo contrario, perché l'egoismo, che è l'anticarità, ecco, guarda gli altri e vede come mi trattano e reagisce in base a come mi trattano. La carità tratta gli altri in base a come stanno, cioè il centro del cuore non è l'io, è il tu. Somiglia molto a quello di Gesù, no? Quindi non c'è un disinteresse, per carità, nella divina volontà, nei confronti del prossimo, c'è un disinteresse nei confronti di quello che il prossimo fa con noi, ma non di quello che il prossimo è o di quello di cui il prossimo ha bisogno da noi, perché di quello non solo che c'è, non c'è di quello c'è un'attenzione somma, capite? È anche un modo di vivere conseguente. Cos'è il conoscimento di sé? Il conoscimento di noi è che noi siamo nulla, d'accordo? Più
più il peccato. Quindi se qualcuno ti dice qualcosa di male, c'ha ragione, perché tu sei quello e molto di peggio. Se qualcuno dice qualcosa di bene, c'ha torto, perché qualcosa di bene non deve dirlo di te, ma deve dirlo di Gesù. Punto e basta. Perché se qualcosa di bene c'è in te, quando cade la meditazione, la liturgia della Chiesa, proprio in questa domenica, 33esima del tempo ordinario dell'anno A, fa leggere la parabola dei talenti, cioè i doni di natura o di grazia vengono da Dio. Tu hai soltanto la responsabilità di impiegarli e applicarli bene, ma non sono tuoi. Capito? Non lo sono. E anche se tu li avessi impiegati bene da 5 ne hai fatti 10, devi sempre pensare che se non ci avessi avuto quei 5, 10 non arrivava, perché se ci avevi 0, sappiamo, no? 0 moltiplicato 10 quanto fa? Fa 0. 0 moltiplicato 1000 quanto fa? Fa 0. 0 moltiplicato 10 milioni quanto fa? Fa 0. Ecco, perché se lo 0 è il punto di partenza, che fai? Quindi, come dice San Paolo, il vanto non esiste per noi figli di Dio. Cioè, mi ritrovo con una cosa, ecco, ma sia sempre tutta gloria di Dio solo. E se c'è qualcosa che non va e qualcuno me lo fa notare, grazie. Troppo poco, cioè tu ti sei accorto solo di questo poco perché non mi conosci bene. Figlioli miei cari, non è facile entrare in questo orizzonte, però pensiamo e dobbiamo pensare che non è impossibile. Perché se altri lo hanno fatto, altri lo hanno vissuto, Gesù lo ha raccomandato, questo si può vivere. Nessuno pensi che è impossibile. Quindi che possiamo fare attenzione a come accogliamo Gesù, a come accogliamo il suo amore, a come ricambiamo il suo amore. E a come rimaniamo invece completamente indifferenti nei confronti delle reazioni che il prossimo anno ha dinanzi a noi. E al contrario, come siamo invece santamente reattivi e accoglienti quando il prossimo ha bisogno santamente di noi, ecco, o mostra qualche esigenza che nella doverosa carità che dobbiamo avere, ecco, ci interpella ad andargli incontro e ad ascoltarlo. Oh mia Divina Maria, tu comprendi molto bene l'immagine che Gesù usa e io penso che tu stessa l'applicheresti facilmente a te. Penso a tante apparizioni, a tanti luoghi o a tanti tuoi interventi in cui sei stata non ascoltata, non accolta o comunque poco ascoltata e poco accolta. Da qualche parte addirittura osteggiata o cose di questo genere, no? Quando la tua discesa in qualunque area o forma tra di noi è sempre finalizzata alla nostra santificazione, alla nostra salvezza, e non essere accolta certamente ferisce non poco il tuo cuore immacolato, no? Noi possiamo essere, ecco, tra quei pochi che accolgono te, che accolgono il tuo Gesù nella nostra casa per dargli tutto quanto il ricambio di amore che merita. Ecco, nessuna come te è stata completamente, ecco, indifferente alle opinioni degli esseri umani. Tu vivevi ininterrottamente all'ombra del tuo divino sposo, intenta ad occuparti di lui e a piacergli, e che più di quanto gli sia piaciuta non sarebbe stato possibile in tutto quello che tu facevi. Questo è quello che dobbiamo imparare, questo è quello che desideriamo, questo è quello che vogliamo imparare. Questo è quello di cui
ti chiediamo aiuto per poterlo vivere ogni giorno della nostra vita. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.